proprio come è successo una settimana fa con l'espulsione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. Anche questa volta con il ritiro di Peppe di Napoli, è stato chiuso il televoto che lo vedeva in sfida con Arthur Dainese, Cadi Guai, Alvina Verecondi Scortecci e Maite Yan, è stato chiuso e riaperto. Il televoto di questa settimana è stato appena chiuso. Verrà riaperto con gli altri 4 naufraghi che sono già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera. Si legge sul sito ufficiale dell'Isola dei Famosi: i voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. E proprio per questo motivo gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. In questo caso si tratta di un televoto eliminatorio. Il naufrago meno votato infatti dovrà abbandonare per sempre l'Isola dei Famosi, perché come ripete Vladimir Luxuria, quest'anno non ci sono altre isole o seconde chance. La decisione del pubblico porterà ad un'eliminazione immediata e definitiva. Arthur, Cadi, Maite o Alvina? Chi lascerà l'Isola dei Famosi? Cosa dicono i sondaggi? Chi sarà il naufrago eliminato di questa puntata? Questa volta i sondaggi parlano chiaro, e quasi tutti concordano sul fatto che ad abbandonare l'Isola dei Famosi sarà quasi certamente Maite Yan. E proprio come il concorrente meno votato, i sondaggi di siti, forum e pagine social concordano anche sulla naufraga più votata, che è Alvina Verecondi Scortecci, la contessa, che a quanto pare è molto amata dal pubblico che segue il reality di Canale 5. Chiunque uscirà tra questi 4 concorrenti sarà una perdita, visto che sono tra i più schietti e attivi quando si tratta di creare dinamiche. Dainese e La Guai sono stati anche al centro di liti abbastanza accese con Peppe di Napoli e Pietro Fanelli.